adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari. Anche quest'anno si è svolta nel grande salone del ristorante della scuola alberghiera di Serra Mazzoni, in provincia di Modena, la 10ª edizione della Festa di Primavera Tricolore, una piacevole serata di beneficenza a carattere enogastronomico, tutta da gustare, organizzata dall'Associazione Culturale Nord-Sud di Modena, durante la quale è stata donata una borsa di studio ad uno studente meritevole e poco abbiente. La serata ha avuto inizio con i saluti del commendatore Antonio Maienza, presidente emerito dell'Associazione Nord-Sud di Modena, a cui si sono aggiunti quelli speciali del padrone di casa, il direttore della scuola, professor Giuseppe Schipani. Signore e signori, buonasera. Buonasera e benvenuti alla 10ª festa di Primavera Tricolore. Iniziamo i nostri lavori. E come al solito prendiamo posto i ragazzi della scuola, tutti allineati, tutti perfetti, che iniziano i nostri lavori come al solito con l'inno nazionale. Giuseppe Schipano. Bene, grazie a tutti, buonasera a tutti e ben ritrovati e benvenuti. Quindi, ringrazio tutti quanti voi per aver scelto quest'anno l'Associazione Nord Sud di festeggiare, quindi la consueta festa di primavera presso la nostra scuola. È un'occasione molto per noi gradita e altamente formativa, quindi vedi, i ragazzi sono qui che grazie a questi momenti possono apprendere, imparare, esercitarsi, quindi questo credo che sia un momento veramente importante e unico. È poi stata la volta dell'ospite d'onore della serata, l'onorevole Benedetta Fiorini. Qui è un grande onore essere a Serra Mazzoni, un grande onore essere a cena. Sono appena arrivata da Roma perché, come ben sapete, anche se state seguendo la situazione politica nazionale, è un momento molto delicato, dove l'Italia sta, diciamo, cercando in tutti i modi di trovare la quadra, diciamo, tutto, per poter partire e per tutelare anche quello che sono i nostri interessi, le nostre aziende, le nostre famiglie. L'onorevole Fiorini nel suo intervento ha sottolineato l'attenzione crescente dell'Associazione Nord-Sud verso la scuola regionale alberghiera di Serra Mazzoni e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio che si sono affermati a livello nazionale e internazionale, alcuni dei quali sono un vero fiore all'occhiello del nostro export nel mondo. Del resto, la cucina italiana è tra le più apprezzate grazie alle varie ricette emozionali del nord e sud Italia. L'onorevole Benedetta Fiorini ha poi rivolto un saluto e un augurio a tutti gli allievi della scuola alberghiera di Serra Mazzoni ed ha sottolineato l'importanza di questa scuola nell'economia della regione Emilia-Romagna e soprattutto per il territorio montano modenese. Grazie naturalmente Rossella Maienza, che è presidente dell'associazione Nord Sud. Ringrazio il dottor Maienza naturalmente, ringrazio tutti quanti, ringrazio la scuola alberghiera e ringrazio naturalmente questi ragazzi che con grande passione, con grande determinazione e con grande umiltà
ci stanno servendo a tavola, ci stanno facendo vedere che sono bravissimi e ci stanno naturalmente rendendo ancora di più orgogliosi di essere... L'onorevole Benedetta Fiorini, che ha consegnato l'atteso premio annuale al ristorante Gran Morane in Contrada di Modena dei fratelli Antonio e Alfonso Vuolo, che si sono distinti per aver saputo dare continuità con coraggio e sacrificio ad un'esperienza enogastronomica dai sapori genuini, tradizionali e tipici della cucina mediterranea, aggiungendo a questi elementi ospitalità, professionalità e cortesia. Ai fratelli Antonio e Alfonso Buono del ristorante Pizzeria Gran Morane in Contrada, il ricordo di una serata speciale trascorsa insieme presso la scuola regionale alberghiera e ristorazione di Sera Marzoni qui a Modena. Per aver saputo dare con coraggio, sacrificio, continuità ed esperienza enogastronomica dai sapori genuini, tradizionali, tipici della cultura mediterranea, dove sono di casa professionalità, ospitalità, amicizia e tanta cortesia. Durante la serata è stato presentato anche il nuovo consigliere regionale Andrea Galli, al quale è stato indirizzato un applauso e un brindisi benaugurante per il suo nuovo e importante lavoro in regione. Grazie, buonasera a tutti. Benedetta era ospite stasera, ha conosciuto l'associazione per la prima volta. Io vi conosco tutti, credo che negli anni, l'anno scorso ero a questo tavolo, 2 anni fa a quell'altro tavolo. Credo in questi anni di aver conosciuto o di aver cenato con molti di voi, quindi conosco benissimo le finalità di questa associazione, conosco tutte le persone che sono venute non solo a cena ma sono venuti ospiti. Quindi un'associazione che da 10 anni riesce a riunire così tante persone con finalità positive, credo che a Modena siano veramente poche o si possano contare sulle dita della mano. Piacere essere qua, ospite stasera, l'ospite d'onore in questa serata di beneficenza Sera Mazzoni, che mi vede, diciamo, ospite e naturalmente cittadina di questa grande terra che è l'Emilia Romagna e l'Emilia e quindi anche il territorio modenese dove io sono stata eletta. Ringrazio naturalmente il presidente di questa associazione che ogni anno riesce a raggruppare centinaia di persone qui a cena per un scopo benefico e naturalmente per aiutare questi ragazzi che sono il futuro del nostro territorio, che è della scuola di alberghiera di Sera Mazzoni. E devo dire che la tutela e il... La tutela soprattutto e la valorizzazione del territorio passa soprattutto anche dalle nostre tavole. Questi ragazzi stasera stanno dimostrando di essere dei grandi professionisti, di essere degli amanti naturalmente del proprio lavoro e del cibo e porteranno in giro per l'Italia e per il mondo quello che è il nostro Made in Italy. Nel frattempo un menù eccezionale ispirato ai migliori piatti della tradizione italiana con abbinamento di ottimi vini regionali, ha deliziato tutti i soci e amici dell'Associazione Nord-Sud presenti. A seguire, gli ospiti hanno potuto ammirare una splendida sfilata di moda con bellissime modelle che hanno presentato una collezione di vestiti eleganti della stilista Deanna Biagi di Firenze. Una originale collezione dedicata a Tonino Lamborghini in occasione del centenario della casa automobilistica.
una serata conviviale come questa non poteva mancare tanta musica, con un tributo a Pino Daniele e al campione del mondo di fisarmonica Tiziano Cappelli. Gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifutto, chi ha fatto un bel fatto. In conclusione, gran finale musicale con il DJ Luca Zanarini di Modena Park. Ma il cielo...